Si è svolto a Mociano Stazione un evento di rilievo per il futuro digitale dell'Abruzzo, la presentazione di MECH 4.0 Digital Innovation Hub Abruzzo, il cui obiettivo è quello di guidare le imprese locali verso l'innovazione e la trasformazione digitale. Oggi lanciamo operativamente il Digital Innovation Hub MECH 4.0 che ha ottenuto dei progetti importanti a livello nazionale e anche dei fondi europei che noi intendiamo riversare sulle aziende del territorio abruzzese per far crescere il livello di digitalizzazione delle nostre imprese e il livello di innovazione. Diverse le strategie messe in campo a sostegno delle aziende. Noi praticamente lavoreremo su una fase formativa dove ci saranno anche dei finanziamenti a fondo perduto che saranno sempre più grandi in base alle dimensioni, cioè più si è di piccole dimensioni più è alto il contributo. Parliamo dal 100%, 80% fino ad arrivare al 50%, al 100% sulle medie imprese e sulle grandi imprese. Naturalmente per ogni misura c'è una percentuale, ci occuperemo di formazione, ci occuperemo di analisi, diciamo, pre-investimento e di invece possibilità di aiuto agli investimenti, anche di ricerche di finanziamenti agli investimenti. In linea con gli obiettivi del programma Europa Digitale, MECH 4.0 si muove per mantenere l'Abruzzo competitivo in un panorama globale in rapida evoluzione. Grazie alla collaborazione con partner di prestigio, l'Hub si è aggiudicato progetti significativi nei campi della digitalizzazione, della cybersecurity e dell'intelligenza artificiale. Questo è uno strumento importante che diciamo, le imprese abruzzesi potranno utilizzare, diciamo, a costi bassissimi, perché questi progetti li abbiamo vinti, sono progetti nazionali ed europei che MECH ha vinto insieme a un partenariato molto esteso per fare il salto di qualità in questi campi, che sono, diciamo, adesso abbastanza circoscritti in termini di, diciamo, di nomi, però in termini di attività il limite è la fantasia, nel senso che nel campo della cybersecurity, dell'interconnessione, della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, speriamo anche che vengano fuori delle problematiche che possiamo risolvere strada facendo, delle quali magari nemmeno immaginiamo i confini.